Provengono per lo più da nazioni dell'Africa centrale, tra le quali Nigeria, Gambia, Camerun, Congo, Sudan, i 387 migranti a bordo della nave Ocean Viking che poco dopo le 9.30 ha attraccato al molo 3 gennaio del porto di Salerno, scelto dal Ministero come sbarco per aiutare i porti siciliani, ormai stracolmi. La macchina dei soccorsi predisposti dalla Prefettura di Salerno si è subito messa in moto. Lo sbarco è ufficialmente iniziato alle 10, primo a scendere tra le braccia di un uomo dei soccorsi, un neonato, Sakir, e subito a pochi passi un altro bimbo ed una donna incinta, la mamma, di origine nigeriana. Accennano un saluto, l'emozione si fa forte perché non ci si abitua mai alla sofferenza. La Ocean Viking sarà ricordata come la nave dei bimbi perché in 5 interventi diversi ne ha salvati 149 in totale, 9 hanno meno di 10 anni, 124 sono non accompagnati, 29 donne, 209 uomini. Sulla banchina ad accoglierli per la prefettura la funzionaria Florinda Bevilacqua, Roberto Amantea dell'ufficio immigrazione e naturalmente il prefetto di Salerno, Francesco Russo. Abbiamo predisposto nell'incontro appunto che abbiamo fatto ieri, abbiamo evidentemente ripreso quello che erano le buone pratiche degli sbarchi precedenti a Salerno e tutto il sistema della protezione civile, delle istituzioni della provincia di Salerno, sia pubbliche che diciamo caritatevoli, private, Croce Rossa, Caritas in primis, hanno risposto immediatamente. Quindi stamattina alle 5 è cominciato già il lavoro di predisposizione. È chiaro che la prima fase prevede tutta la parte sanitaria, che è parte consistentissima e rilevante sia per la tutela dei migranti che stanno per arrivare a Salerno, sia per la tutela generale della salute. Poi ci sarà la parte dell'identificazione da parte della questura e quindi la giornata si dipanerà, poi dopo in base al piano di distribuzione che perverrà dal Ministero dell'Interno noi allocheremo i migranti secondo questo piano di distribuzione. Si conoscono le condizioni di salute, signor prefetto? Ma guardi, non si conoscono approfonditamente, ci sono stati contatti con il bordo, con le persone che stanno a bordo. Non ci sono state segnalate particolari situazioni di fragilità. Comunque è chiaro, noi siamo qui proprio per accertarlo, anche con una consistente presenza sia di medici che di personale sanitario. Sì. Evidentemente è uno sbarco, è stato deciso a livello nazionale di portarlo a Salerno, in considerazione anche della situazione ormai drammatica che c'è nei porti siciliani. Il porto di Salerno è stato individuato, noi ci siamo preparati per fare in modo che le cose ne vadano nel modo migliore possibile. Tantissimi gli uomini e mezzi di soccorso presenti, dalla Croce Rossa all'Esercito, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, presenti anche il Vescovo della Diocesi di Teggiano, Antonio De Luca, che ha offerto la sua disponibilità per l'accoglienza.